Buonasera a tutti, volevo ringraziare tutti voi da parte della comunità tibetana per vostra solidarietà e volevo ringraziare Società Libera che hanno organizzato questa giornata, anche tutte le persone che hanno lavorato mesi e mesi per fare questa marcia internazionale per il popolo perseguitato dal regime. Per Tibet noi siamo un popolo pacifico. Il popolo che crede in non violenza, siamo perseguitati da più di 60 anni dal regime cinese. Cina ha occupato il Tibet dal 1949, fino ad oggi non è mai interrotto la loro distruzione per la nostra cultura, il nostro popolo. Abbiamo vissuto genocidio del popolo tibetano, genocidio della cultura tibetana, purtroppo la situazione è sempre peggiorata. Anche mi piacerebbe cambiare qualche volta, dire qualche discorso nuovo. Purtroppo la situazione non cambia, sempre noi ripetiamo la stessa cosa. Per questi giorni è proprio gravissimo quello che sta succedendo in Tibet. Uno dei più grandi monasteri tibetano in tutto il mondo, il governo cinese ha deciso di distruggere da mesi di luglio, ancora non è finito oggi. Ogni giorno distruggono, ogni giorno migliaia di monaci mandano via dal monastero. In questo monastero, in qualche modo, per noi è un luogo dove mantenere, continuare a proteggere la nostra cultura, la nostra lingua. Per questo oltre proprio l'opinione del governo cinese, radicalmente vuole distruggere la cultura tibetana. Una parte sembra il governo cinese non vuole che risolva il problema tra Tibet e Cina, perché abbiamo possibilità. Anzi, abbiamo occasione, perché c'è Sua Santità Dalai Lama ancora viva. Solo Sua Santità Dalai Lama può dialogare con la Cina. Purtroppo il governo cinese continua, sta ripetendo una parola come se Sua Santità Dalai Lama è una separatista. Sua Santità Dalai Lama è una soluzione per risolvere il problema della Tibet e Cina. Non è una separatista. Con la Sua Santità Dalai Lama e il 99% del popolo tibetano, noi chiediamo al governo cinese di non autonomia per 3 regioni della Tibet. Non Tibet è separato dalla Cina. Allora perché il governo cinese continua a ripetere come Sua Santità Dalai Lama separatista? Questo chiaro non vuole risolvere il problema. Però volevo dire veramente, questo è un momento. Puoi finire questa sofferenza e questa distruzione di Tibet dopo 60 anni se il governo cinese parla con o Sua Santità Dalai Lama o rappresentante di Sua Santità Dalai Lama o Central Tibetan Administration e porta sempre aperto qualsiasi una autorità rappresentante del governo cinese se vuoi parlare. Noi aspettiamo. Per il Tibet, queste parole di oggi, marcia per internazionale per la libertà. È bellissima parola sentire libertà, che è negato in nostro paese. Non è mai esistito una libertà in Tibet. Cina continua propaganda cinese che dicono in Tibet ci sono libertà di religione, libertà di parole. Noi siamo venuti, abbiamo portato anche foto di Sua Santità Dalai Lama per tibetani che vivono in Tibet. Perché loro non possono portare foto di Sua Santità Dalai Lama perché siano condannati o morti. Il governo cinese dicono che Tibet c'è felicità, i tibetani vivono felici. Da 2009 fino ad oggi abbiamo perso più di 150 giovani tibetani autoimmolati. Loro autoimmolano perché felice in Tibet. Cosa dicono il governo cinese? Oggi questa distruzione monastero Lalungkar, loro dicono che libertà di religione ci sono, allora perché continua a distruggere anche questa università, unico monastero che i giovani tibetani possono studiare la nostra lingua e la nostra cultura? Per questo non intimidire il governo cinese davanti a noi, giusto che manteniamo rapporto con la Cina perché Cina ci interessa della soldi, tutti noi dobbiamo tenere rapporto, ma dobbiamo anche dire la verità come sta andando, non solo parlo del Tibet, parliamo anche in Cina,
Uyghur, tutte queste nazioni, popolo soffrono, noi siamo in stessa barca. Per questo bisogna dire la cosa chiara anche a Cina. Per questo motivo volevo anche chiedere una richiesta al Parlamento europeo, comunità internazionale. Bisogna parlare con la Cina, cioè apre una porta, un dialogo tra Tibet e Cina con la sua santità Dalai Lama. Così sarebbe questa distruzione, questa sofferenza finirà. Volevo ringraziare tutti voi che oggi qua ascoltare anche questo messaggio, anche ci sono tante persone che vorrebbero dire tante cose importanti, prima anche il signor Vincenzo ha anche parlato della tante cose del Tibet, per questo non voglio rubare troppo tempo. Grazie a tutti voi.